possibile! L'hai fatta dentro un'altra volta! Siamo appena rientrati! Non l'hai fatta fuori, la fai dentro casa? Ma è possibile che fai tutti questi dispetti? Mi lasci pulire! Guarda che cosa ho portato! Sì, sono per te! Sono per te, piscione! Ma che succede qui? Mi spieghi questa roba che cos'è? È una traversina! Lo so che cos'è, lo so che sono traversine, ma intendo proprio perché le hai messe per terra! Perché fa sempre la pipì dentro casa! Se fa la pipì dentro casa è colpa tua! Ti ho spiegato come devi risolvere! Ci sono degli alberi, c'è un giardino, c'è una strada, ci sono le ruote delle macchine, gli idranti, ma non la traversina! Ma ce l'ho portata, l'ha fatta qua dentro! Perché tu non sei in grado di capire il tuo cane! Queste poi le usiamo per fare altro! Prima di cominciare voglio ricordarti che tutti i nostri video tutorial sono gratuiti. Noi non chiederemo mai soldi, iscrizioni o indirizzi email. Se ti piacciono i cani, hai un cane o hai un cane che te la fa in casa, commenta e condividi questo video. Come si insegna al cane a non fare i bisogni in casa? Risolverai il 60% dei problemi se porterai il tuo cane a fare i suoi bisogni fuori dopo aver mangiato e dopo aver bevuto. Non appena si sveglia, resta concentrato e non farti fregare. Non appena apri gli occhi, prendilo e portalo fuori a fare i suoi bisogni. Dopo aver giocato, difatti il gioco altera lo stato emozionale del cane e le emozioni influenzano i suoi bisogni. Ti sei mai domandato perché quando rientri a casa spesso e volentieri il tuo cane ha bisogno di farla? E se ho già fatto queste cose e non funzionano, non ti preoccupare, c'è il bonus All-in Age. Anticipa sempre il tuo cane. Ecco, vedi come si comporta? Arriverai al 95% dei problemi risolti se quando vedi il tuo cane comportarsi in questo modo lo porterai fuori perché è possibile All-in Age in corso. E per arrivare al 100% non esiste nessuna scorciatoia se non il sacrificio. Ecco come ti devi comportare di notte senza avere nessuna pietà. Ti occorreranno ciabatte adatte alla fuga da indossare nel minor tempo possibile, un giubbotto perché ad una certa età fuori fa freddo e metti la sveglia prima che il tuo cane si svegli. Indossa tutto più velocemente che puoi e via, prendi l'orineggiatore e portalo fuori a fare i suoi bisogni. Così facendo riuscirai a risolvere il 100% dei tuoi problemi. Ricorda che il cane è piccolo e non è in grado di trattenerla fisicamente, tutto quello che tu devi fare è aiutarlo a crescere. Sì, ma poi con le traversine che cosa ci facciamo? Con la traversina potrai pulire i vetri, pulire gli occhiali, asciugare il cane dopo una passeggiata, ripulire lo schermo della tua TV, funziona alla grande, ripulire il piano cottura. Il suo potere assorbente donerà al tuo piano cottura una lucentezza mai vista. Quando il mocio non è a disposizione ti assicuro che fanno miracoli. Insomma, le traversine come vedi possono aiutarti nelle faccende domestiche ma non possono salvarti dalla orineggiatura del tuo cane. Anzi, potrebbero peggiorare la situazione in quanto il cane si potrebbe abituare a quella sensazione di morbidezza e fartela di continuo anche in età adulta dentro casa. Anticipa, comprendi e dagli il tempo di crescere. Se hai un cane e ti è piaciuto questo video, commenta e condividi. Segui le nostre avventure su Instagram, su Facebook e su YouTube. Noi i cani li amiamo e tu?